Volevo... Sì, sì, è un ragionamento lungo. Perché? C'è un vuoto di giurisprudenza, c'è proprio un vuoto sulla proprietà della moneta. È un'allucinazione la moneta, quindi... Se c'è un vuoto di giurisprudenza, non è che si colma facendo altro vuoto di giurisprudenza, visto che adesso hai un movimento, proponi una legge per colmare questo vuoto di giurisprudenza e batti un chiodo fisso, se no il buco rimarrà per sempre. Quindi siamo dentro, va bene la patente, si può anche ridurre. Però è come l'audit. È come l'audit, no? Sai che è finto? È finto, però dato che lo tengono presente tutti, è finto. Quindi tu, allora noi possiamo discutere sul signoraggio, sulla botta da maestro, da manipolatore. Hai spostato l'argomento dalla moneta debito, signoraggio, all'auditel e quindi hai deviato l'attenzione sull'argomento. Ma voglio dire, ce ne vuole per paragonare la moneta che muove tutta l'economia e tutta la sfera umana con l'auditel che invece governa solo i ritorni dei palinsesti televisivi. Bella botta da manipolatore, bravo. Auditel che è finto, ma è un parametro accettato. Sì, sì. Quindi lo so anche, allora dobbiamo stamparci un po' di amlire. Ecco, visto che hai citato le amlire, spiega che cosa sono le amlire e quale danno hanno portato all'Italia e cosa hanno fatto le amlire in Italia. Abbiamo un po' di moneta finta, la gestiamo qua, sarebbe perfetto, ma succede nei piccoli centri. Sì, sta già succedendo. Un 10% del PIL. E allora se succede, perché non fai di tutto per farlo succedere ancora di più? E poi tu ti sei limitata a un 10%, sei in contraddittorio con tutte le altre politiche che fai di economia a chilometri zero, di permacultura, di economia locale, quindi quel 10% è tutta una riduzione di un mercato potenziale che se si attuassero le smart grid e se si attuassero le autarchie potrebbe diventare altro che il 10%, potrebbe raggiungere sicuramente il 50-60%. Ti sei sempre lamentato che gli altri parlano in percentuali, ma in percentuale il primo che ne parla sei proprio tu. 10% voglio vedere tu come l'hai tirato fuori. Le regioni potrebbe essere fatto con i certificati tipo SHEC, queste cose qua, no? Sai che aveva fatto Auriti, aveva fatto la moneta. E allora se si può fare nei piccoli centri, e non è vero che adesso si può fare solo nei piccoli centri, perché non ti fai promotore di monete locali e di monete complementari e le porti in Parlamento e le batti ogni giorno sul banco sia della Camera che del Senato? Perché non diventa un tuo chiodo fisso invece di parlare di problemi secondari? Auriti mi chiamava alle 6 del mattino, tutte le mattine alle 6, non ci arriva nella proprietà della moneta, è nostra, perché il valore della moneta è la moneta del valore, e mi dice ma tu dai la rete al pescatore per pescare, lui pesca e poi tu gli chiedi indietro la rete e il pesce pescato, questa è la banca oggi, adesso eccetera, come fa? Ma niente, stamattina esco e vado a denunciare la Banca d'Italia, lui denunciava la banca tutte le mattine, era altra botta da maestro della manipolazione e da maestro della comunicazione. Qui hai messo sul ridicolo il tono della voce di Auriti, che era naturalmente era un abruzzese, dandogli quasi quel tono da terrone, no? Perché ti serve per accalappiare il consenso della gente, e lo fai col peggior modo, ossia con l'ironia, stai ridicolizzando colui che ti ha insegnato un sacco di cose. Ricordati che se tu hai capito che c'era un vuoto giuridico è grazie a Giacinta Auriti che ti chiamava al mattino alle 6, e non è vero che ti chiamava tutte le mattine alle 6. E quindi questo ridicolizzare Giacinta Auriti emulando il suo tono della voce non ti fa onore, porta rispetto per un morto, per un grande intellettuale e per uno che era, oltre che laureato, anche docente universitario, sia all'Università Sapienza di Roma sia all'Università di Teramo. E non è vero che denunciava tutte le mattine Banca d'Italia, l'ha denunciata solo due volte.
cioè aveva quel, io, il signor Raggi è pericoloso perché se ci entri dentro e capisci il meccanismo non esci più perché hai capito qual è la situazione. Ma quindi fammi capire, ricapitolando, il problema c'è ed è pure enorme, e siccome il problema è enorme non va risolto, va lasciato da parte e ci dobbiamo occupare di piccoli problemi, perché se ci entri dentro ti trascina dentro e non si può risolvere. Cioè, quindi questa è la posizione del Movimento 5 Stelle, la tua posizione, e quindi io dovrei seguirti proprio perché tu sei cosciente che c'è un problema, però siccome sai che è troppo grande non va risolto. Interessante la tua posizione. Spiegarlo a milioni di persone, sì, che è un pezzo di carta, sì, di valore, sì, di 10 centesimi per stamparlo, e quando ci scrivi 100 ti indebita della differenza, cioè è difficile capirla questa, sì, roba, sì, qua. Quindi indirettamente ci sta dicendo, siccome siete tutti coglioni che non lo capite, alla massa non si può spiegare tutto questo perché siete sottosviluppati, allora io evito di spiegartelo. E magari ti parlo di stronzate che forse le puoi capire di più. Possiamo interpretarla così? Spiegarlo a milioni di persone, sì, ho capito, che è un pezzo di carta, sì, di valore, sì, di 10 centesimi per stamparlo, e quando ci scrivi 100 ti indebita della differenza, cioè è difficile capirla questa, sì, roba, sì, qua. Cioè è difficile capirla questa, sì, roba, sì, qua. Non solo, ma indirettamente mi stai facendo capire che neanche tu credi alla democrazia diretta. Perché se questa gente qui che tu hai nominato non lo può capire, questi milioni non lo possono capire, significa che sempre solo uno stretto gruppo di persone deciderà per questi milioni di persone che non possono capire. Quindi sei in contraddizione anche con la democrazia diretta, perché se milioni di persone non possono capire un grande problema, quale sicurezza mi danno poi quando dovranno votare per me con lo strumento della democrazia diretta? Cioè è difficile capirla questa, sì, roba, sì, qua. Cioè è difficile capirla questa, sì, roba, sì, qua. C'è la moneta, allora ti faccio questo esempio, come dovrebbe essere la moneta. Nell'isola di Guernsey, il protettorato nel metà del Novecento, il protettorato inglese, in quest'isola mancava un mercato. Come facciamo? Allora hanno chiesto dei soldi all'Inghilterra, l'Inghilterra gli ha stampato un po' di sterline e gliele ha date. Con queste sterline hanno fatto il mercato. Poi man mano che restituivano le sterline al governatore inglese, loro le bruciavano. Hanno bruciato la stessa quantità di soldi che hanno prestato, quindi non hanno immesso in più nulla, però dopo si sono trovati un mercato che non c'era. Questa è la funzione della moneta, no? Bene, allora lo sai esattamente qual è la funzione della moneta. Ecco, per esempio, intanto comincerà a spiegare a tutti i tuoi senatori e tutti i tuoi deputati, e magari tornaci un po' più spesso a parlare di qual è la funzione monetaria, no? Visto che lo sai perfettamente. Dovrebbe essere che io, se c'è deflazione, c'è poca moneta in giro, la stampo e te la do per lavorare, se ce n'è troppa la prendo e la brucio, in modo da tenere la circolazione. Ma funzionava quando c'era la parità aurea, quando non potevi creare moneta dal nulla, perché oggi le banche commerciali ti danno una carta di credito, un livello di assegni, crei moneta dal nulla. Bellissimo. E dove sono le proposte del Movimento 5 Stelle per avere il controllo sull'emissione monetaria, avere il controllo sul costo del denaro, avere il controllo sulle banche commerciali che emettono denaro dal nulla? E dove sono le leggi che controllano il principio della riserva frazionaria? Dove sono le leggi del Movimento 5 Stelle che controllano il Forex? Dove sono le leggi del Movimento 5 Stelle che controlla, che riporta il controllo della banca centrale sotto il Ministero del Tesoro? Dove sono tutte queste leggi? Quindi è così e non si può fare niente. Ci limitiamo a parlare di stronzate, questo non mi pare di capire. Quindi, e lì ha iniziato questa cosa qui, quando Nixon avevano la parità aura, la banca americana, la Federal Reserve, stampò 90 miliardi dell'epoca, del 70, 90 miliardi di dollari che distribuì nel mondo. Il dollaro, e Nixon nel 70... Secondo me a un certo punto hai smesso di studiare, perché intanto la parità aurea non c'è mai stata, era sulla carta e basta. Secondo, non era il 1970, ma era il 1971. E se il donor disse non c'è più la parità aurea perché l'oro è questo qua.
e la moneta divenne l'ancoraggio di tutte le monete, furono ancorate al dollaro. Quindi, ricapitolando, il problema c'è, è enorme, la gente non lo capisce, non glielo possiamo spiegare perché alla massa non si può spiegare, e quindi noi ci limitiamo semplicemente a risolvere piccoli problemini, perché aspettiamo un giorno chissà che cosa, magari che la consapevolezza delle persone cresce. Ma in questo frattempo noi cerchiamo o no di far crescere la consapevolezza delle persone? Un caro saluto.